Ciao Paolo Rossi, se c'è da giocare dall'inizio contro Napoli sei pronto, hai una partita intera da casa? Se c'è una partita intera non lo so, però sono pronto, mi sono allenato bene in questo mese che sono a Parma, ho rimesso a posto un po' di cose che è normale quando sei in una squadra dove non vieni considerato, ti alleni bene, però non ti alleni mai al 200%, invece qui ho visto più i miei particolari, ho curato i miei particolari e mi sento abbastanza bene. Che cosa hai pensato quando a Roma l'allenatore ha scelto un altro giocatore invece di te in presenza di Tocca? Poteva essere una bella occasione per te giocare quel giorno. Hai provato un pizzico di rabbia come se fosse naturale? No, pensato che il mister, giustamente, io essendo appena arrivato, ha preferito dare spazio ai miei compagni che erano qui dall'inizio dell'anno e stanno dando il contributo loro fino dall'inizio dell'anno. Io, è normale che quando non giochi, a prescindere se sei a Parma, sei in tante squadre, non sei sereno al 100%, però io sono venuto qui con grande entusiasmo e quindi mi sono messo a disposizione del mister e quello che succede poi lo decide lui, io se mi fa giocare bene, se no faccio il tifo per i miei compagni come ho fatto fino adesso, oppure cerco di impegnarmi quando vengo impiegato e cerco di crearmi l'occasione per fare gol. Ma quante di occasioni proprio a Roma ne hai avuto una che penso ci hai pensato, poi a posteriori te la sei sognato oppure te la fai scorrere addosso, ti hanno dato soddisfazione fare quel gol? Sì, sicuramente era un'occasione importante per me, anche perché a prescindere da chi avevo di fronte era un gol che a me sarebbe piaciuto fare a Roma, nella città dove sono cresciuto, però io sono contento anche di come mi pongo, no? Quando gioco, anche perché mi creo le occasioni, poi per un attaccante, almeno parlo per me, l'importante è crearmi le occasioni, poi arriverà anche il momento che riuscirò a finalizzare e riuscirò a fare gol. Senti, tu come sei davanti, come preferisci essere servito? Cioè, se potessi scegliere tu il tipo di servizio, quello più propizio alle tue caratteristiche, come vorresti che ti arrivasse il qualcosa? Ma io preferisco sempre in profondità, perché sin da piccolo, da quando ero al settore giovanile, mi hanno sempre iniziato ad attaccare la profondità, quindi per fare il ruolo mi hanno detto che è sempre importante attaccare la profondità con grande determinazione, quindi preferisco prenderla in profondità, però poi dipende anche dalla squadra, dalle situazioni che si creano in campo. Ciao, Tambelletti Radio Bruno. Senti, com'è il morale adesso della squadra? Dopo il pareggio è arrivato con Rogero. Il morale è buono, è stata una partita particolare per noi, che se avessimo vinto sarebbe stata una grandissima cosa, però abbiamo pareggiato, un punto l'abbiamo portato a casa, adesso siamo bene e cerchiamo di fare più punti possibili nelle prossime partite, come giusto che sia, poi quello che sarà il campo lo vedremo dopo ogni partita. Adesso c'è Napoli, una squadra ostica con la quale giocare. Sì, sicuramente adesso penso che Napoli sia la squadra meno propizia, no? Perché è una squadra che ha grande entusiasmo e che sta facendo molto bene in Champions League, e sono convinti delle loro caratteristiche. Però il calcio è strano, possiamo cercare di, non si sa mai come finisce la partita, ma hanno giocato sempre 90 minuti e speriamo di giocarli bene per poter portare a casa più punti possibili. Il mister ha detto spesso anche qua che alle volte insomma è una questione di mentalità, cioè nel senso non gli è piaciuto alle volte che la squadra si indietreggiasse un po' troppo. Tu pensi che col Napoli appunto si possa sfruttare questa cosa, cioè nel senso attaccare, aggredire i partenopei appunto per trovare il gol? Sì, ma io penso che a prescindere da Napoli ogni partita noi dobbiamo affrontarla in questa maniera, no? Cercare di attaccare, di far pressing, di tenere alti i ritmi, perché noi siamo una squadra che può tenere alti ritmi di gioco e quindi pure per noi sarebbe più facile magari
trovare alcune occasioni per fargli male, però queste grandi squadre poi, a prescindere dai ritmi, se hanno grandi campioni che ti inventano la giocata, perdi le partite, quindi dobbiamo essere concentrati nei punti più particolari per poter fare punti domenica. Giovinco, il capocannoniere del Parma, a voi attaccanti viene richiesto, diciamo così, una specie anche di sacrificio per favorire il gol suo, oppure no? Non lo so, io penso che Giovinco sia il punto di riferimento di questa squadra, è dall'inizio dell'anno che con i suoi gol e i suoi assist sta trascinando la squadra, quindi è giusto che sia così. Poi io sono arrivato da un mese e l'attaccante vuole fare gol, io penso che Seba sarebbe contento anche se fa gol un altro, basta che vinca la squadra, quindi non è un problema se fa gol lui o un altro, l'importante è che la squadra vince e guadagni posti in classifica. Ecco, dicevi prima che l'importante è creare anche occasioni, a te ne sono capitate due abbastanza importanti nei due spezzoni di partita che ti sono capitati di giocare. Dovessi iniziare dal primo minuto, magari l'occasione potrebbero capitartene di più e di conseguenza inquadrare bene la porta. Speriamo, sicuramente giocando con più continuità puoi avere più occasioni per fare gol, però è anche stata colpa mia che in quelle due occasioni non sono stato concreto e sono arrabbiato per questo e quindi voglio al più presto rendermi utile alla squadra e portare i miei gol per dare la mia importanza alla squadra. E prima del tuo arrivo nel Parma c'era un giocatore come Pellei, il quale non è che segnasse tantissimo, però si era fatto apprezzare soprattutto per lo spirito di sacrificio, perché insomma, il gioco di sponda, il cosiddetto gioco sporco, lo faceva in un certo tipo di modo. Tu da quel punto di vista lì come sei? Cioè, metti il tuo fisico a disposizione? Sì, sicuramente ho una buona fisicità, quindi riesco a fare anche quello, però sicuramente l'importante è sacrificarsi per la squadra, soprattutto qui a Parma, quindi io non ho nessun problema a fare tutte e due le cose, spero di fare al meglio. Grazie.